Un saluto a tutti gli amici di Motori di Lusso. Oggi parleremo di un'auto davvero incredibile, ovvero la Pagani Huayra tricolore. Andiamo a scoprirla insieme! Esclusivissima e pensata per rendere omaggio ai 60 anni delle frecce tricolori. È la Pagani Huayra tricolore, erede della Zonda 5 tricolore e che si caratterizza per una livrea e per una dotazione davvero distintiva. Il corpo è in fibra di carbonio blu a vista, mentre il tricolore, che adorna i velivoli della PAN, compare anche sulle fiancate dell'hypercar italiana. Inedita anche l'aerodinamica. Lo splitter anteriore ha un carattere molto sportivo, il diffusore è stato ridisegnato e anche l'ala posteriore è stata progettata specificamente per questa vettura, mentre una presa d'aria collocata sulla sommità porta aria fresca al motore. Cuore pulsante della Pagani Huayra tricolore è un V12 biturbo AMG da 6 litri, capace di 840 cavalli di potenza e di 1100 Nm di coppia, che viene affiancato nel funzionamento da una trasmissione X-Track automatica a 7 rapporti. L'ago della bilancia viene fermato a soli 1270 kg a secco, specifici anche gli interni, che mettono in mostra i rivestimenti bianchi e blu, i loghi della PAN e un indicatore strumentale ispirato al cockpit degli MB339. Solo tre gli esemplari che rendono omaggio a tre figure molto importanti della pattuglia acrobatica nazionale e di cui ne riportano la numerazione in coda, ovvero 0, 1 e 10, rispettivamente comandante, leader e solista delle frecce tricolori. Il prezzo? Super esclusivo come la vettura. Si parte da 5,5 milioni di euro ad esemplare. Questo è il prezzo per sentirsi come uno dei 10 migliori piloti acrobatici al mondo.